Allora, abbiamo preso un esercizio, l'abbiamo trovato su internet, per far vedere che l'ipotesi nel teorema di Antonelli è essenziale. Allora, prendiamo questa funzione qua di due variabili e la andiamo a integrare tra 1 e infinito in dx e tra 0 e 1 in dy. Questa è un'altra notazione che si usa spesso quando si vuole sottolineare che bisogna fare prima l'integrale in dx e poi l'integrale in dy. Invece di metterlo esternamente o mettere le parentesi, metto dy prima dell'integrale in dx in modo tale da non potermi sbagliare sull'ordine di integrazione. L'insieme di integrazione, se lo vado a disegnare, è una striscia, no? La x varia tra 1 e infinito e la y varia tra 0 e 1. Quindi io se faccio prima l'integrale in dx, qua mi viene la primitiva meno e alla meno xy su y e questa la devo valutare tra 1 e infinito. Poi quest'altra primitiva è meno, che col meno davanti diventa più, è la meno 2xy fratto 2y, 2 e 2 si semplifica, anche questa la devo valutare tra 1 e infinito. Quando y, allora y uguale a x uguale a 0, allora qua per y che va a più infinito questa quantità è sicuramente nulla, qualora perché x è positivo. Se qualora anche x fosse 0, comunque questa quantità è nulla perché c'è y anche al denominatore. Quindi in ogni caso le due funzioni valutate a più infinito sono entrambe nulle. Invece valutate in 1, questa vale, e allora qua ho, questa vale, la prima vale, no, valutate in sì, in 1, quindi mi viene meno e alla meno y fratto perché è la x che devo valutare in 1, fratto y meno davanti diventa più e poi mi viene meno e alla meno 2y fratto y in dy. Ora questo integrale qua non lo so valutare, però so che è positivo, cioè non lo so valutare esplicitamente data la funzione integranda, perché è venuta la funzione integranda che non, diciamo, qui integrare non posso esplicitare per mezzo di funzioni elementari, però quello che so è che questa funzione qua, siccome siamo tra 0 e 1, è più grande di questa. Allora se questa è più grande di questa, l'integrale è positivo. Se lo faccio nell'altro verso, diciamo nell'altro ordine di integrazione, qua mi viene, vabbè, le funzioni integranti vengono simili scambiando la x con la y, quindi al denominatore qua viene x e 2x, 2 e 2 si semplifica come prima, e quindi però stavolta mi viene che la parte valutata in 0 mi viene più 1 su x e meno 1 su x e se ne va. La parte valutata in 1 mi viene stavolta col segno opposto, mi viene meno e alla meno x su x. Cioè la stessa funzione di qua, però scambiando x e y ma col segno opposto. Qui invece mi viene più e alla meno 2x su x e siamo tra 1 e più infinito. Quindi stavolta che mi succede? Che e alla meno 2x è
se metto x uguale a, però un attimo che non mi trovo, quello è 1 fratto e alla y, 1 fratto e alla y quadro, quindi questo è più grande di questo, no vabbè è giusto, quindi 1 fratto e alla x, e alla xm, siccome diciamo quello che cambia sono i segni, che questo sia più grande di questo, anche questo è più grande di questo in valore assoluto, però c'è il meno davanti, quindi adesso i segni sono scambiati e quindi ottengo un integrale meno di 0. Quindi diciamo, questo che cosa ci dice? Ci dice che se andavamo a fare l'integrale delle due funzioni separatamente, i due integrali dovevano per forza venire infiniti. Infatti, se voi qua cancellate una di queste due funzioni, integrate tra 0 e 1, vabbè, vicino tra 0 e 1 questo lo posso maggiorare tra due costanti, e questo è l'integrale di 1 su y che diverge. Quindi qua vedete, questo integrale fa più infinito e questo integrale fa meno infinito. Similmente, tra 1 e infinito, se non facciamo la, questi due integrali convergono, ma l'integrale di quello che abbiamo cancellato, 1 su x di qua e meno 1 su x di là, divergono, e quindi effettivamente entrambi le due funzioni andandola a integrare diciamo separatamente, ovviamente il teorema di Fubini deve valere, no? L'integrale iterato di solo questa funzione deve essere uguale in tutti e due i casi. Questa è una funzione positiva, la prima, e quindi infatti fa più infinito. L'integrale dell'altra funzione che è negativa fa meno infinito. Mentre invece se andate a integrare la differenza delle due funzioni, vi trovate un numero che, vabbè, diciamo l'esempio non è bellissimo perché non riusciamo a scrivere esplicitamente il numero, ma il numero ci sta. Questo integrale è finito, è positivo, questo integrale è finito, è negativo, e i due numeri integrali sono diversi. Ok, va bene. Allora, detto questo, ci rimane un solo risultato che però non ne parliamo oggi. Casomai lo usiamo lo stesso anche se dovesse capitare negli esercizi, che è il cambiamento di variabile in integrale multiple. E per chi voglia avere il tempo per fare un po' di esercizi, e quindi diciamo il cambiamento di variabile in integrale multiple ne parliamo venerdì. Allora, cominciamo a riscrivere la nostra formula di riduzione per gli insiemi normali. La riscrivo perché voglio che questa deve essere chiara, perché questa è, diciamo, la formula di riduzione più importante di tutte. Quindi diciamo che stavolta io ho il mio insieme t, allora x è uguale a x1 xn in questo caso, quindi faccio la figura bidimensionale, però stavolta l'insieme sta in rn più 1, t è contenuto in ran più 1, allora ho una funzione f definita su t a valori in R, allora misurabile, allora, supponiamo che sia definita su tutto Rn per n più
per, e io voglio andare a calcolare l'integrale stesso t di f di x y in dx y, integrale diciamo nella misura prodotto. Ora fate attenzione che qua indico ancora x e y, però questo è un blocco di variabili, questa è una variabile singola, quindi è una situazione intermedia tra il caso unidimensionale e il caso in cui precedentemente avevamo due blocchi di variabili distinti. Io so che questo, allora t, so che è un insieme normale rispetto alle variabili x, cioè è un insieme delle xy tali che x appartiene a un certo insieme E, questo E deve essere misurabile in Rn, e f di x è compreso tra alfa di x e beta di x. Ora, molto spesso il nostro T sarà un insieme, per esempio, compatto, e questo insieme sarà un insieme tranquillo, insomma, diciamo, T sarà un dominio e anche E sarà un dominio. Un dominio è la chiusura di un aperto. Allora, alfa e beta saranno delle funzioni che spesso, per esempio, saranno per esempio C0 su E, almeno C0 su E, o di più. Anche qualora alfa e beta fossero discontinue, grossi problemi non ci stanno. Quello che ci sta è che, diciamo, F deve essere... F per la funzione caratteristica di T deve essere misurabile, questo è tutto. Però diciamo che in molti casi noi avremo una situazione del genere. Se avremo bisogno di ipotesi meno forti, quando sarà il caso lo sottolineeremo. Allora, questo integrale qua come si può fare? Questo integrale qua si può fare facendo l'integrale esteso a E, e lo possiamo anche vedere come la proiezione sul piano xy di t. Quindi io proietto, chi è questo qui? È l'insieme degli x appartenenti a Rn tali che esiste y appartenente a R tali che x e y sia appartenente. Allora, questo integrale lo posso fare come integrale su E dell'integrale tra alfa di x e beta di x di f di xy in dy, e poi o mettete, vabbè, io preferisco mettere parentesi qui per quello di x, o se no potete mettere dx qua fuori come abbiamo visto prima. O questo risultato è dato dal fatto che la sezione t a livello x non è altro che l'intervallo alfa di x beta di x, quindi è un caso particolare del risultato precedente. Naturalmente, se diciamo non è che io per applicare questa formula di riduzione, una forma di riduzione analoga non la posso scrivere quando y sia veramente un blocco di variabili, ma se y è un blocco di variabili, qua l'integrale non lo posso fare unidimensionale, ma lo devo fare sulla sezione tx. Cambia leggermente la formula, ma quella l'abbiamo sostanzialmente già scritta, l'avevamo scritta per gli insiemi misurabili e il teorema di Fubini, l'avevamo scritta per le funzioni su tutto Rn, l'unica cosa era scriverla
per un insieme su, per un integrale di una funzione su un insieme generico. La differenza è poca. Mi interessa di più questo caso particolare, perché diciamo, quando tu effettivamente vuoi calcolare gli integrali, un integrale triplo, devi andare a fare il calcolo, e i calcoli devi andare a fare integrando uno alla volta. Tranne alcuni casi, in alcuni casi possiamo ridurre, diciamo, possiamo effettivamente applicare una forma di riduzione simile, però riducendo più di una coordinata alla volta. Okay? Comunque, questa è, diciamo, di base la formula principale con la quale noi andiamo a fare gli integrali. Allora, facciamo degli esempi banali. Questo cerchiamo di non cancellarlo. Allora, usiamo questa formula che abbiamo detto, poi vedremo altri modi di calcolare lo stesso integrale. Allora, io ho la sfera tridimensionale fare questo integrale. Questo integrale lo posso scrivere. Questa misura che è l'integrale sul cerchio di centro d'origine raggio R, qua D era D0R. Per quale motivo? Perché la proiezione di questa sfera centrale dell'origine è il cerchio di raggio R, dell'integrale. Adesso devo fare la sezione. Che cosa devo fare? Z tra dove varia? Varia tra meno la radice di R quadro meno X quadro meno Y quadro e più la stessa radice. R quadro. Qua devo fare l'integrale di z e poi devo fare l'integrale di dx. Naturalmente la funzione dell'integrale, essendo una misura, è la funzione. Quindi mi viene l'integrale esteso al cerchio di centro d'origine di raggio R di due volte la radice di r quadro meno x quadro meno y quadro in dx di y. Ora questo integrale mi conviene farlo in due dimensioni, mi conviene passare in coordinate polari, questo l'abbiamo già detto una volta,
nel senso che poi vedremo perché a un certo punto devo mettere rola, ma comunque questo diventa due volte il cerchio, le coordinate polari sono date dalla relazione x uguale rho cos theta e y uguale rho sin theta. Allora il cerchio di centro origine di raggio 1 in due dimensioni x, y, praticamente mi dice corrisponde all'insieme in cui ρ è compreso tra 0 e 1 e θ è compreso tra 0 e 2 pi greco, quindi qua viene l'integrale tra 0 e 1 in del ρ dell'integrale tra 0 e 2 pi greco in dθ, poi qua mi viene la radice di r quadro meno ρ al quadrato e poi qua ci va il 2, già ce l'ho messo, ci va lo ρ che era, l'avevamo giustificato abbastanza empiricamente facendo vedere una certa figurina, vedremo il determinante lo jacobiano del cambiamento di coordinate. Allora qui mi viene professore all'insieme in cui varia la teta invece lo determiniamo guardando un fatto di più. Esattamente, la descrizione dell'insieme, siccome qua noi abbiamo il cerchio, per spazzare il cerchio questo raggio qui deve fare un giro completo e quindi θ deve essere compreso tra 0 e 2 pi. Se fosse stato un settore circolare, diciamo, magari θ poteva variare tra 0 e pi quarti oppure tra, non so. Se era questo qua in figura, allora era tra 0 e pi quarti, pi terzi, quello che è. Ok? Pi greco, un po' meno di pi quarti. Quindi qua mi viene due volte, allora questa funzione non dipende da θ, quindi posso integrare in θ, quindi qua mi viene 4 pi greco per l'integrale tra 0 e 1 di ρ, anzi lasciamo 2 pi greco qua e lasciamo 2 ρ qua, per la radice di r quadro meno ρ quadro in θ. Allora questo quanto fa? Allora qui una primitiva di questo è 2 pi greco lo lasciamo davanti, qua abbiamo r quadro meno ρ quadro alla 3 mezzi per 2 terzi e poi abbiamo meno e poi dobbiamo valutare il tutto tra scusate, qua non era 0 e 1, era tra 0 ed r, ovviamente cerchio era di raggio r, quindi qua era tra 0 e r. Allora quando ci metto ρ uguale a r questo viene 0, quando ci metto r uguale a 0 qua viene r quadro alla 3 mezzi viene r cubo, col meno davanti fa 4 terzi pi greco r cubo, quindi in questo modo abbiamo determinato il volume della sfera di centro origine di raggio R. Questo è un modo. Un altro modo poteva essere quest'altro, ok? Adesso per determinare quest'altro modo sostanzialmente la stessa formula di riduzione ma in modo un po' diverso, quindi stavolta tiriamo via due coordinate in un colpo solo. Cioè allora io avevo la mia sfera, era centrata nell'origine e diciamo che
Allora, qua la descrizione mi viene, conviene farla sull'asse X. Diciamo, fissiamo un Y e andiamo a fare per questo Y la sezione della sfera. Ok? Allora io che cosa devo fare? Devo fare l'integrale tra meno 1 e 1 in de y dell'integrale sulla sezione a livello y della sfera in de x de z della funzione u. Questa è sempre la formula di riduzione che mi dice quella generale, non quella che ho scritto all'inizio di quest'ora, ma in questo caso quindi integrale tra meno 1 e 1 della misura due dimensionale della sfera di centro l'origine raggio R sezionata a livello y e poi devo integrare in y. Quindi mi interessa sapere quando io seziono a livello y, se volete, se la scrivete così è esattamente la formula dell'ora precedente, no? Applicata agli insiemi. Allora, se la scrivete così, a me interessa sapere qual è l'area di questo cerchio. Ma se io y ce l'ho come parametro fissato, io so che l'equazione, so che x quadro più y quadro più z quadro è minore o uguale di r quadro, che posso anche scrivere come x quadro più z quadro minore o uguale di r quadro meno y quadro. Quindi questo che è l'equazione della sezione, la disequazione che mi definisce la sezione di B0L a livello Y. Questo qui che cos'è? È un cerchio di centro origine e di raggio radice di R quadro meno Y quadro. Ma perché x e z sono le variabili, x quadro più y quadro meno uguale di è un cerchio centrato nell'origine, il raggio al quadrato è questo e quindi questo è il raggio. Ma qual è la misura del cerchio bidimensionale? È pi greco per il raggio al quadrato, quindi io non devo fare altro che questo integrale, cioè poiché la funzione è pari devo fare 2 pi greco per l'integrale tra 0 e 1 di r quadro meno y quadro in dy. Quindi devo fare 2 pi greco tra 0 ed r. Qua era ovviamente come al solito non era meno 1 1 ma era meno r meno r, quindi integrale tra 0 ed r 2 pi greco, l'integrale di r quadro a 0 r fa r cubo. Poi devo fare allora 2 pi greco, facciamo tutti i passaggi, r quadro y meno y cubo terzi valutato tra 0 ed r, quindi viene 2 pi greco r cubo meno r cubo terzi e viene un'altra volta 2 terzi r cubo per 2 pi greco, viene 4 terzi pi greco. Quindi, come vedete, io posso, ho diversi modi per procedere. Questo secondo modo è piuttosto interessante se noi dobbiamo andare a calcolare il volume di un solido di rotazione. E qua motivo. Adesso facciamo lo stesso esercizio per un solido di rotazione. Thank you.
qui ho un insieme T, anzi, vediamo se sia questo. Allora, T stavolta è normale rispetto all'asse Z, quindi posso scrivere che T è uguale all'insieme delle XZ tali che Z è compreso tra A e B, e X è compreso tra due funzioni che chiamo F di Z e G di Z. Facciamo questo caso qua, ok? Adesso io faccio ruotare il tutto attorno all'asse Z. Allora, come devo fare? Devo cercare di disegnare la figura simmetrica da questa parte e poi faccio ruotare. Ciambellone. La sezione di questo ciambellone, se io seziono, naturalmente qui ho aggiunto una coordinata che è la coordinata Y, ma conviene scrivere X qua e Y qua per mantenere la terna levogira, però sostanzialmente questo è quello che ottengo. Se io seziono su un piano che passa per l'asse Z, il ciambellone, ottengo due fettine fatte così, bidimensionali. Ma se seziono parallelamente al piano XY, cosa ottengo? Allora, cosa ottengo? Per esempio, guardate la sezione superiore. Se seziono a questo livello qua, ottengo una corona circolare. Quindi quando io seziono T adesso, quindi V si ottiene dalla rotazione di T attorno a Z. Quindi si introduce, facendo ruotare, introduciamo la nuova coordinata Y. Adesso la sezione dv a livello z è uguale all'insieme delle x y tali che x quadro più y quadro è compreso tra f quadro di z e g quadro di z. Oh, questa naturalmente è la maggiore uguale di z, eh? Questo naturalmente se z è compreso tra a e b, altrimenti è 2 se z non appartiene ad a. Ok? Ma quindi come si fa la misura tridimensionale di v? Posso applicare il teorema di Fubini e posso dire che questo è l'integrale tra a e b in del z della misura due dimensionale di v sezionato a livello z. Ma questo è l'integrale tra a e b in del z. La misura di una corona circolare è la differenza delle aree dei due cerchi. Ma l'area del cerchio l'avevamo calcolata era pi greco per il raggio al quadrato, quindi questa mi viene pi greco per g quadro di z meno f quadro di z. Okay. E quindi in questo caso se, f, se diciamo
l'insieme era descritto tra le x comprese tra f di z e g di z, quando fate ruotare attorno all'asse z, la rotazione completa è di 360 gradi, ottenete un solido la cui misura, diciamo il cui volume, è dato da questo semplice integrale unidimensionale. In questo caso ci siamo ricondotti direttamente a un integrale unidimensionale, quindi abbiamo bypassato il fatto di fare gli integrali uno alla volta, che sono tre, diciamo che sono due in ogni caso, perché il primo è banale essendo una misura, bisogna soltanto valutare la lunghezza della sezione. Però diciamo in questo caso, facendo direttamente una sezione a livello x, quindi una sezione bidimensionale, e sapendo che è una corona circolare, quindi di cui sappiamo calcolare l'area, abbiamo potuto ottenere questa formula qui, che ci dice che vale per appunto per i solidi di rotazione. Ok? Diciamo che un'altra possibilità per calcolare il volume dei solidi di rotazione è data da un teorema che si chiama teorema di Purdue. Per parlare di teorema di Purdue, io devo definire prima che cos'è il baricentro di una figura in Rn. Certo spazio n dimensionale, n può essere 1, 2, 3, più di 3, facciamo il caso per esempio che n sia 3, ho questa figura qua, quindi è una figura solida, faccio la figura in maniera tale che ci sembri un solido. Questo qui lo chiamo V, per ricordare appunto che è un solido e quindi ha un volume. In questo caso quindi, ma diciamo più in generale, questo lo chiamo x con 1, questo lo chiamo x con 2, poi qui ho altre coordinate, poi l'ultima coordinata la chiamo x con n. Quindi facciamo direttamente il caso generale, ovviamente non le posso disegnare più di tre coordinate in R3, però diciamo immaginate come se ci fosse. Allora, chi è il baricentro? È un punto, il baricentro G, baricentro di V, è un punto di coordinate x1, g, mettiamo sempre verticali, x, n. Com'è definita la coordinata x iesima del baricentro? Questa è definita come la media, cioè l'integrale esteso a v di x con i in dx fratto l'integrale di 1 su v, cioè la misura n dimensionale. Ok? Questo è il baricentro. Allora, cosa dice il teorema di Purdue? Quindi questo si può fare per un solido, per una figura piana, per una figura unidimensionale, in qualunque dimensione. Teorema di Purdue. Allora, prendiamo
una figura, la chiamiamo T, per comodità la prendiamo T contenuta nell'insieme delle x e z, tali che x è positivo. Per quale motivo vogliamo farlo ruotare attorno alla stessa z? Quindi poi andiamo a prendere x g, scusate, g è il baricentro di t, vi ricordo che g stavolta ha due coordinate, quindi t g e x1 x g z g. Quindi per esempio vedremo che il baricentro più o meno di dovrebbe stare occhio più croce da queste parti, ok? Allora adesso facciamo ruotare attorno all'asse z la figura, però la rotazione può anche non essere completa. Se la rotazione forma un angolo alfa, un angolo dietro alfa, dovete immaginare due piani che passano per z, questi si aprono al libretto, se avete fatto ruotare il piano diciamo xz attorno all'asse z di un angolo alfa, allora diciamo sia ora v il solido ottenuto da una rotazione attorno all'asse z di un angolo in radianti, ovviamente. Allora, M3 di V è uguale a M2 di T per 2π greco, scusate, per alfa per x e g. Allora, questa che cos'è? XG, se ci fate caso, è esattamente la distanza del baricentro, la prima coordinata del baricentro, la distanza del baricentro dall'asse di rotazione. Quindi quando ruoto di un angolo alfa, vado a finire per esempio qua, questa è la lunghezza, questa è l'area della figura che ruota, area che ruota. Questa invece è la lunghezza percorsa dal baricentro. Allora, vediamo un po'. Poi questo teorema lo giustifichiamo, lo dimostriamo. Non lo voglio fare adesso, adesso voglio fare degli esercizi. Per esempio, se io ho un cilindro, cominciamo con dei casi semplici.
diciamo, se una figura ha un asse di simmetria, il baricentro deve stare su quell'asse. Quindi se io voglio ottenere un cilindro devo far ruotare un rettangolo. Allora diciamo che questo rettangolo è 0R per 0H. Ok? Allora, questa figura c'è un sacco di assi di simmetria, ma un sacco, insomma, vari assi di simmetria. Comunque, il baricentro sta a R mezzi, H mezzi. Questo possiamo anche calcolarlo direttamente. Per esempio, se vogliamo calcolare, diciamo, direttamente la coordinata x del baricentro, calcoliamo una, l'altra è banale, cioè si fa allo stesso modo, dobbiamo dividere per HR, che è la misura due-dimensionale della figura, e dobbiamo fare l'integrale tra 0 e R in dx dell'integrale tra 0 e H in dz di che cosa? Di x. Ricordate, se voglio calcolare la coordinata x devo integrare la funzione x. Ma adesso l'integrale di x in dx tra 0 e r è r quadro mezzi. Questa funzione integrata non dipende da z, quindi qua ho h per r quadro mezzi fratto hr e mi viene r mezzi. Questa è, ripeto, x. Similmente, se integro la z mi verrà z, h mezzi, perché stavolta è z quadro mezzi che mi fa h quadro mezzi e quindi mi verrà h mezzi. Ora, quando io faccio ruotare attorno all'asse z ottengo questo cilindro. Allora il cilindro, io dico che è uguale il volume del cilindro ad hr, che è l'area della figura che ruota, per 2pi greco per r mezzi. 2 e 2 si semplifica e poi viene pi greco r quadro per a. E la stessa cosa, diciamo, la cosa funziona perché diciamo il volume del cilindro è dato dall'area di base per l'altezza, l'area di base è un cerchio, pi greco è, diciamo, applicando la formula di riduzione, no? Diciamo io seziono rispetto all'asse z, allora ottengo h costantemente come misura. Devo integrare h sul cerchio di raggio r. Cerchio di raggio r abbiamo già dimostrato che c'è area pi greco r quadro, la mia è pi greco r quadro a. E quindi funziona. Andiamo a fare con, diciamo, difficoltà crescente. Andiamo a fare con il triangolo. Quindi stavolta abbiamo r e qua abbiamo h. Se vogliamo calcolare, applicare il teorema di Cugino, in realtà diciamo non ci interessa, non ci interessano tutte e due le coordinate, cioè la coordinata x e la coordinata z del baricentro, ma ci interessa solo la x. Per quale motivo? A me, se il baricentro sta più in alto o più in basso, non mi interessa. Mi interessa la distanza del baricentro dalla retta di rotazione, dall'asse di rotazione, che è quella che mi poi mi serve per calcolare la lunghezza che percorre il baricentro nella rotazione. Quindi, io che cosa devo fare adesso? Devo fare xg, stavolta è l'integrale, diciamo, in... facciamo prima l'integrale in dy, in dz. Allora, se lo devo fare in dz, lo devo fare tra 0 e che cosa? Qua devo metterci
H meno R su H per X, perché quando X è uguale meno H su R per X, perché quando X è uguale a 0 poi viene tra 0 ed H e ci troviamo, quando X è uguale a R mi viene tra 0 e 0 e ci troviamo, e questa qui è un segmento, diciamo un'equazione lineare in X, e in effetti questo profilo è lineare in X. E poi devo fare l'integrale tra 0 ed R in dx, quindi qua mi viene l'integrale in dz, non mi dà altro che la x non dipende da 0, la porto fuori, poi mi viene h che metto in evidenza per 1 meno x su r in dx, quindi qua mi viene h integrale di x fa x quadro mezzi, l'integrale di x quadro fa x cubo terzi, sì, uguale, questo lo devo valutare tra 0 ed r, e quindi mi viene r viene h, allora x quadro e x cubo su r fanno entrambi r quadro, quindi viene h r quadro, poi mi rimane un mezzo meno un terzo che fa un sesto. Questa è la coordinata x del baricentro, quindi stavolta il volume del solido di rotazione si ottiene facendo, moltiplicando volume diciamo l'area della figura che ruota, che stavolta però non è h per r ma è h r mezzi, perché quello che ruota è il triangolo, per 2 pi greco per allora la coordinata x del baricentro, vabbè, togliamo questo e moltiplichiamo direttamente per hr quadro sesto, e quindi viene pi greco hr quadro terzi. Perché? Perché adesso questa non era la coordinata x del baricentro, questa era, questo lo chiamo t, era la coordinata x moltiplicata per l'area di t. Ma adesso io che devo fare? L'area, allora per ottenere la coordinata x devo dividere per l'area di t, per ottenere il volume del solido di rotazione devo rimoltiplicare per l'area di t. Non faccio né l'uno né l'altro perché poi si semplificano, e quindi prendo direttamente questa quantità e la moltiplico per 2 pi greco, che è una rotazione, se voglio fare una rotazione completa. Se non volete fare una rotazione completa, volete ottenere, per esempio fate ruotare di soli 180 gradi, invece di ottenere un cono, ottenete mezzo cono, e quindi l'area sarà, il volume sarà la metà. Ok? Tra l'altro, in questo modo, cioè abbiamo ottenuto almeno in un caso particolare, se andiamo a considerare la coordinata vera xg, xg dividendo per hr mezzi viene r terzi, cioè il baricentro sta a un terzo dell'altezza e un terzo sta qua. Perché sta qua? Perché il baricentro sta a un terzo dell'altezza. Su, no? Il baricentro è il punto di incontro delle mediane, nel caso del triangolo. E quindi qua, questa qua è l'altezza, questo è un triangolo rettangolo, quindi questa è l'altezza relativa a questo, quindi deve stare a un terzo dell'altezza, la coordinata x deve stare, deve essere r terzi. Questo si poteva sapere già dalla geometria, ma diciamo ce lo siamo fatto. Andiamo a fare un altro esercizio prima di fare 5 minuti di pausa.
andiamo a vedere di nuovo per il volume della sfera. Per ottenere una sfera di raggio R, io non devo far girare un cerchio, ma devo far girare mezzo cerchio. Okay? Allora, il baricentro di questo mezzo cerchio, per ovvi motivi, sta sull'asse X. E però sta a una certa altezza sull'asse X, quindi quello che mi interessa al solito è la coordinata X e G. Allora adesso io so il volume della sfera, abbiamo calcolato prima, quindi so che il volume della sfera, cioè 4 terzi di greco, qua siamo a R cubo, è uguale all'area del semicerchio, cioè pi greco R quadro mezzi, per 2 pi greco xg. G lo mettevamo in alto. Quindi un pi greco lo tolgo, un R quadro lo tolgo, quindi ottengo che xg è uguale a 2, e 2 lo tolgo, quindi è uguale a 4 su 3 pi greco R, che è un calcolo non banale della coordinata X di questo baricentro. Allora, vogliamo vedere che funziona? Io cosa devo fare? Devo fare l'integrale sul semicerchio, quindi cerchio 0R intersecato x maggiore o uguale di 0, di che cosa? Di x in dx del 0. Allora passiamo in coordinate polari e questo mi viene l'integrale tra 0 ed r dell'integrale tra 0 e 2π greco di rho cos theta, che è la x. Poi questo qua lo dovrò dividere per l'area del semicerchio, questo è il numeratore che mi dà in del rho dei vertici. Allora che mi viene? Stavolta mi viene che allora, questa integrale si fattorizza, rho del rho li posso portare di qua. Allora, come vedete, tra 0, non stavolta non tra 0 e tra meno pi greco e pi greco. Ecco, questo è un caso in cui, appunto, vedete, theta, per spazzare il semicerchio, stavolta non devo, questo semicerchio, theta qua vale 0, qua vale meno pi greco mezzi e qua vale pi greco mezzi, quindi scusate, non per no, a meno pi greco mezzi e pi greco mezzi. Ok? Quindi l'integrale di rho tra 0 ed r fa r quadro mezzi, mentre quest'altro integrale fa ovviamente il seno, che vale 2. Quindi otteniamo r quadro. Ho dimenticato lo jacobiano, quindi qua viene r cubo terzi, quindi qua viene 2 terzi r cubo, perché c'era rho cos theta, era la x, ma poi c'era il determinante jacobiano che è l'altro rho, quindi rho quadro cos theta. Si fattorizza ugualmente, cioè rho quadro del rho lo porto di qua, cos theta del theta lo lascio di qua, quindi perché lo posso portare fuori? Perché non dipende da te. Allora, quindi fattorizza significa che a questo punto faccio questo integrale del rho, questo integrale del theta e poi faccio quello. L'integrale di rho quadro del rho fa rho cubo terzi, valutato da 0 a r fa r cubo terzi. Quest'altro integrale fa il seno in pi greco mezzi vale 1, in meno pi greco mezzi vale meno 1, 1 meno meno 1 fa 2. Adesso xg chi è? Xg è 2 terzi r cubo fratto pi greco r quadro mezzi, cioè 4 su 3 pi greco r. E quindi la coordinata x del baricentro è la stessa di prima. Naturalmente
fatto, diciamo, applicare il teorema di puntino al contrario, noi abbiamo diciamo, possiamo in certi casi calcolare il baricentro di alcune figure in maniera più rapida. Ok? Per esempio, un ultimo esempio. No, facciamo una tirata, quindi arriviamo fino a mezzogiorno meno 5, visto che fare la pausa a questo punto è inutile. Facciamo ancora questo esempio e poi un altro esercizio che ci vengo a fare. Allora, prendiamo per esempio un trapezio. Questo quando gira mi determina un tronco di cono. Questo è x, questo è z. Allora, questo lo chiamiamo L, lato piccolo, questa differenza la chiamiamo D e l'altezza la chiamiamo A. Quindi abbiamo il lato maggiore L, il trapezio, questo è L più D e l'altezza A. Adesso possiamo sia, allora, la, diciamo, qua abbiamo il rettangolo R e qua abbiamo il triangolo T. Il triangolo, allora, chiamiamolo T. Il trapezio lo chiamiamo TP. Allora, noi per determinare il volume della figura di rotazione possiamo applicare il teorema di puntino direttamente. Facciamo così. Come facciamo? Il volume di rotazione è dato dalla rotazione di R, che dà il cilindro, più la rotazione di T, che è quella che dà l'altro. Allora, qual è xg di R? Questa è ovvia. Quanto vale la coordinata x del baricentro di R? L mezzo. Perché nel rettangolo, per simmetria, il baricentro sta al centro, quindi la metà di L è L mezzo. E quanto vale xg di T? L più di terzi, cioè in un triangolo abbiamo visto che se il triangolo è messo così, la coordinata x è un terzo della base. E però poi ci bisogna aggiungere la distanza z, la coordinata x, diciamo, di terzi è la distanza da questa retta verticale che però ha coordinata x uguale d, quindi bisogna aggiungere d, quindi bisogna aggiungere l più di terzi. Quindi il volume del tronco di cono a che cosa è uguale? È uguale a 2π greco volte per l'area che ruota di R, ma l'area che ruota è LH, per la coordinata x del baricentro di R, che è L mezzi, più l'area che ruota di T, che è L per D
H di mezzi per L più D terzi. Allora, questo è area R. Questa è XG di R. Questa è area T. Base per altezze di O2. E questa è XG di T. Oh, e quindi vabbè, un H mezzi lo mettiamo in evidenza. Qua mi viene il greco H che moltiplica L quadro più D per L più D. Ok? Dice, ma io come faccio a sapere se questo è vero? E vabbè, allora, se io continuavo questo, questo diventava un po'. Allora, questo, l'unica cosa che mi interessa qua sapere è questa altezza qua. E per sapere questa altezza qua io devo fare una proporzione, cioè chiamate questa quantità, chiamatela T, questo pezzetto qua. Voi sapete che T su H deve essere uguale a T più H su L più D. Questo è T, questo è H, questo è T più H, questo è L più D. T su L, scusate. E questo è T, questo non è H ma L, H è questo di qua. T più H diviso L più D. Quindi T è uguale a T che moltiplica L fratto L più D più HL fratto L più D. Portando al primo membro, qua mi viene T per D fratto L più D uguale HL fratto L più D. Quindi da qua mi viene T uguale H per L fratto D. Vediamo un po' se è giusto. HL quindi viene T su L viene H su D. Vediamo un po'. T più H viene, e no, perché questo non è D, c'è qualcosa che non funziona. Perché sì, perché quando ho fatto questa differenza T meno TL fratto L più D, no, questo è uguale a TD fratto L più D. T uguale a H per L su D. L
tanto si vedrà adesso se andiamo a sostituire. Allora, se T è giusto, io che cosa devo fare? Devo fare il volume del cono grande meno il volume del cono piccolo, cioè pi greco per L più D al quadrato per H più T, quindi per 1 più L su D, questo è il volume del cono grande, meno il volume del cono piccolo. Il volume del cono piccolo è L quadro, pi greco L quadro, terzi qua, per T, cioè L A su D, terzi. Vabbè, adesso qua viene pi greco terzi per, e mo bisogna fare il punto, per H, adesso qua mi viene L H, c'è una D che posso mettere in evidenza, qua mi viene L più D al cubo meno L cubo H, meno L cubo, che H l'avevo già messa in evidenza. Allora questo è Y terzi H. Poi qua mi viene 3, allora L cubo e L cubo se ne va, 3 di quadro più 3 di L più di Q. Qua c'era una D a denominatore. Quindi viene Y H, poi mi viene 3 di L quadro, 3 L quadro, 3 di L quadro, poi qua c'è D quadro a L e poi c'è D. Allora dividendo per D qua viene, dividendo per 3D qua viene L quadro più DL più D quadro. L quadro più DL più D quadro terzi, sì. Quindi è giusto. Ok, quindi questo qua è il volume del tronco di cono, questa è la terza volta lo facciamo probabilmente, mi pare che una volta già l'avevamo calcolato. Il fatto di farlo in più modi non è per sfizio. A è perché così hai più modi di fare la stessa cosa, che se hai tempo è un modo per anche controllare. Se però non hai tempo, ma un modo è, te lo ricordi meglio, è più facile degli altri, puoi fare in quel modo e trasferire agli altri. Adesso un altro esercizio che vogliamo fare prima di andarcene è il calcolo del, vabbè, no, in ultima ce la facciamo, acceleriamo un po', voglio fare il calcolo del volume della sfera n dimensionale. Allora io sto in Rn, io ho x1 quadro più x2 quadro più xn quadro minore uguale di r quadro. Allora io diciamo blocco tutte le coordinate meno 2 e taglio, in questo caso blocco una sola coordinata perché le coordinate sono 3 e come ho fatto nel caso della sfera vera e propria, però in generale blocco tutte le coordinate meno 2.
per esempio blocco le prime n meno 1, quindi cosa mi rimane? Mi rimane xn meno 1 quadro più xn quadro minore uguale di r quadro meno x1 quadro più xn meno 2 quadro. Allora io cosa posso dire? Che il volume, la misura n dimensionale della V0R n dimensionale è uguale, chiamiamola Bn0R perché è sfera n dimensionale, è uguale a che cosa? Beh, qui quando, la sezione, questa qua che cos'è? È un cerchio di questo raggio. Anzi, mi conviene fare il contrario. Mi conviene scrivere questo minore uguale di R quadro meno questo. Allora, questa che cos'è? È una sfera n-2 dimensionale di raggio la radice di questo. Ok? Allora, punto numero uno, per induzione si prova facilmente che il volume della sfera è proporzionale al raggio elevato alla n. Quindi questo che cos'è? Il volume di questa sfera, allora, se io ho la sfera n-2 dimensionale di cerchio di centro d'origine e di raggio la radice di la radice di r quadro meno x1 quadro meno x2 quadro, questo che cos'è? È il volume della sfera n due dimensionale di raggio 1 per r2 r quadro meno x1 quadro meno x2 quadro alla n meno 2 mezzi, perché era alla 1 mezzo elevato alla n meno 2. Quindi questo qua che cosa sarà? Sarà il volume della meno 2 di Bn meno, allora questo qua intanto è uguale anche a R alla n per la misura n dimensionale di Bn 0 1. Dall'altra parte qua mi viene questa qui, poi mi rimane da integrare sul cerchio di centro origine e di raggio radice di r quadro meno x quadro meno y quadro, due coordinate, invece di chiamarle x1 e x2 le chiamo adesso xy, di che cosa? Di r2 r al quadrato meno x quadro meno y quadro tutto elevato alla n mezzi meno 1 in d x d. Allora, quest'ultimo integrale lo facciamo in coordinate polari. Questo qua mi diventa l'integrale tra 0 e 2 pi greco in d theta dell'integrale tra 0 e r in d rho di che cosa? Di r quadro meno rho quadro elevato alla n mezzi meno 1 per gli cambiamenti coordinati di r. Adesso faccio, allora innanzitutto tutto ciò non dipende da te, quindi l'integrale di teta lo faccio mi da 2 pi greco, poi faccio la cambiamento di variabile rho quadro uguale t, quindi qua mi viene integrale tra 0 ed r quadro di r quadro meno t alla n mezzi
meno 1, qua mi viene meno, perché perché t uguale rho quadro dt uguale a 2 rho del rho, quindi dt si mangia sia la rho che il 2 da fuori. Quindi questo è meno 1. Quindi questo chi è? È pi greco per r quadro meno t alla n mezzi, col meno davanti però, per 2 su n, valutato tra 0 ed r quadro. Quando ci metto r quadro viene 0, quando ci metto 0 viene, quindi pi greco per 2 su n per r alla n, per r alla n 2 su n. Allora, se ho fatto bene il conto, qua mi viene la misura n-2 dimensionale di b n-2 di 0, 1 per 2 y su n per r alla n. Adesso r alla n lo potete semplificare e avete ottenuto questa relazione, diciamo che la misura n dimensionale della b 0 n è uguale a 2 pi greco su n per b n meno 2 b 0 0 1 viene 0 1, ok, per la misura n meno 2 dimensionale, ok. Quindi questa relazione, vabbè, poi la discutiamo la prossima volta, però diciamo innanzitutto mi dice che, vedremo che mi dirà che la misura della sfera unitaria tende a zero con la dimensione. Scusate, qua era sempre n grande, n grande, tutte le n erano tutte n grandi, che stiamo a parlare della dimensione. E quindi vediamo intanto se è vera. Noi l'unico caso in cui la possiamo applicare è tra 0 e 2, in 0 sono due punti, e quindi che sono 2. No, in 0. No, tra 1 e 3, facciamolo tra 1 e 3 così non ci confondiamo. Tra 1 è diciamo, l'intervallo meno 1, 1, che è la lunghezza 2. Quando passo a 3 devo moltiplicare per 2 terzi, 2 per 2 terzi fa 4 terzi pi greco. E quindi la sfera tridimensionale effettivamente è 4 terzi pi greco. Però siamo, se mandiamo a n infinito, la misura della sfera unitaria n dimensionale tende a 0 con n. Che è strano, perché diciamo sembra strano ma non lo è. Vabbè, per oggi basta.